il Dio che ha mandato Gesù Cristo, alleluia, nel mondo a salvare la tua anima, è il vero Dio. E vi voglio dire, popolo della Calabria, il vero Dio non si trova in una statua, il vero Dio non si trova nelle chiese romane, il vero Dio non si trova nelle processioni, il vero Dio non si trova nelle immagini, nelle statue di santi o di madonne, il vero Dio si trova nei cieli, l'onnipotente, alleluia, l'unico che deve essere adorato, l'unico davanti al quale ci dobbiamo inginocchiare è il re dei re, Gesù Cristo, alleluia. Ravvedetevi dei vostri peccati, leggete il Vangelo, conoscerete la verità vi farà liberi. Noi stiamo vivendo, alleluia, gloria a Dio, negli ultimi tempi della storia umana. Gesù Cristo ha detto nel Vangelo che gli ultimi tempi sarebbero stati come i giorni di Noè, prima del diluvio, prima che venisse il diluvio, la terra era corrotta, l'umanità era piena di violenza, la terra era piena di malvagità. Allora Dio mandò il diluvio, così saranno gli ultimi tempi. Calabria, ravvediti, abbandona il peccato, la delinquenza, abbandona l'idolatria, abbandona la via malvagia, avvicinati a Gesù Cristo, sì, Stefano, lì, lì. Perché siamo alla fine dei tempi. Abbiate fede nel re dei re che verrà a giudicare la terra e ogni essere umano, ricco o povero, bianco o nero, grande o piccolo, dovrà comparire davanti al giudizio dell'Onnipotente e i cieli e la terra tremeranno. Convertitevi al vero Dio, convertitevi a Gesù Cristo, convertitevi al re dei re. Egli è morto per darti la vita eterna, egli è morto alla croce per darti il perdono, per darti la speranza. Città di Catanzaro, pentiti, giovane, pentiti dei tuoi peccati, anziano, pentiti dei tuoi peccati e credi nel Messia, credi nel Vangelo, credi in Gesù Cristo. Leggete la Bibbia, popolo della Calabria, avvicinatevi al Signore Gesù Cristo prima che sia tardi. Cercate il Signore, non perdere la tua anima nel peccato, convertiti prima che arrivi la morte, perché dopo la morte non c'è tempo per pentirsi, per convertirsi, per credere. Ma mentre sei in vita, mentre sei in vita, gloria a Dio, di Gesù, alleluia, perché Gesù è l'unica salvezza, Gesù Cristo è l'unica speranza, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Ecco perché, alleluia, noi siamo venuti anche qui in Calabria a predicare il vero Dio, che, come ho detto prima, non si trova nelle statue degli idoli, nelle statue fatte dall'uomo. Gesù Cristo non si trova nelle processioni,
Gesù Cristo non si trova nella chiesa dei preti e dei papi. Gesù Cristo si trova nel cielo. Gesù Cristo si trova nella Bibbia. Alleluia. Gesù Cristo si trova nella sua parola. Gloria, gloria a Dio. Cercate la parola del Signore. Non state nel buio, non state nell'ignoranza, perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, ha detto il Signore Gesù Cristo. Questa sera ti ascolti questo messaggio, ti ascolti questa voce che grida. Leggi la parola del Signore, avvicinatevi alla parola del Signore, perché il tempo della misericordia sta finendo e arriveranno i tempi del giudizio. I tempi della misericordia stanno per finire. Alleluia. Salvatevi. Alleluia. Da questo mondo di peccato. Gloria a Dio. Salvatevi da questa perversa generazione. Salvatevi mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, colui che portò su di sé il peso dei nostri peccati, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Gesù Cristo è veramente il re dei re, e presto lui ritornerà a giudicare le nazioni. Tu che ancora vivi nel peccato, tu che ancora vivi lontano da Gesù, chiedi perdono a lui, ravvediti, pentiti, convertiti. Tu che ancora vivi nella ribellione, nell'incredulità, o nella delinquenza, o nei peccati sessuali, tu che ancora vivi nei vizi, avvicinati in fretta al re dei re e chiedi perdono, perché i giudizi di Dio stanno per arrivare sulle nazioni. Alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Questa pandemia mondiale è stato solo un avvertimento. Cercate la conoscenza di Gesù Cristo. Leggi la Bibbia. Amen. Credete nel re dei re. Il regno di Dio è vicino. Cercate il Signore. Cercate l'Eterno, cercate la conoscenza di Gesù Cristo. Leggi la Bibbia, gloria a Dio. Tu che ancora vivi nel peccato. Alleluia, leggi la Bibbia, gloria a Dio. E avvicinati alla parola del Signore, perché il Signore, Gesù Cristo, il vero Dio, il vero Re, ti vuole perdonare, perché solo Gesù Cristo può perdonare i peccati. Solo il Signore Gesù può perdonare i tuoi peccati. Nessun prete, nessun parroco, nessun papa ti può perdonare, ma solo Gesù Cristo. Amen. Il Salvatore, la via, la verità. Alleluia. La vita. Il Figlio di Dio, il Messia, il Nazareno. Leggi la Bibbia, colui, gloria a Dio, che è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo,
il principio e la fine, il re di un regno eterno, il pane della vita, colui che morì sulla croce, ma che il terzo giorno uscì dalla tomba con potenza e gloria. Egli fu visto dagli angeli, egli apparve ai discepoli dopo la sua morte, egli disse ai discepoli: alleluia, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo con potenza e gloria. Egli fu visto dagli angeli, egli apparve ai discepoli dopo la sua morte, egli disse ai discepoli: alleluia, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo, pentitevi dei peccati, popolo della Calabria, abbandonate l'idolatria, non seguite più gli idoli, alleluia, falsi, le processioni, le statue, gli idoli dei santi, abbandonate quegli idoli, Dio è spirito, alleluia, alleluia, Dio è vivente, basta con l'idolatria che vi porta alla perdizione, adorate Dio in spirito e in verità. Cristo vive, alleluia, Cristo vive, perché Dio è spirito. Santo sei, Gesù. È verità. Il Signore non vuole che ti inginocchi davanti alle statue. Il Signore, il Re dei Re, Gesù Cristo, non vuole che ti inginocchi davanti agli idoli, alle immagini di pietra, di legno, di metallo, che hanno occhi ma non vedono, lo dice la Bibbia. Ma quei falsi ministri, leggi la Bibbia, della alleluia, Chiesa romana, quei falsi ministri che si leggi fanno chiamare preti, papi e sacerdoti, non vi insegnano la verità della Bibbia, perché Dio non vuole che ci inginocchiamo davanti alle statue, alleluia, perché Dio è spirito, alleluia, Gesù Cristo è spirito, Gesù Cristo è il Re dei Re, vuole salvarti dalle fiamme dell'inferno, vuole salvarti dal peccato, vuole salvarti dalla droga, Gesù Cristo vuole salvarti dalla delinquenza, Gesù Cristo vuole salvarti, alleluia, Cristo vive, oh alleluia, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa, credi nel Signore Gesù Cristo e troverai la pace, troverai la misericordia, troverai gloria la a Dio. Santo sei Gesù. Grazie Padre, grazie. Nel guidaci di Spirito Dio, Santo, alleluia. Il gloria a Dio. Cristo, Santo. Quante macchine sono ferme, sono guardando. Alleluia. Parola, anche la Bibbia. Alleluia. Cristo vive. È la verità. Ed egli disse: il cielo e la terra, alleluia, passeranno, ma le mie parole, ha detto Gesù, le mie parole non passeranno, il mondo passerà, le cose del mondo passeranno, ma la parola del Signore dura in eterno. Ecco perché ancora oggi, dopo 2000 anni e più, si predica la parola di Dio, si predica il Vangelo, si predica il nome di Cristo come predicavano gli antichi profeti. Gloria a Dio.
gli antichi discepoli. Spirito Santo, alleluia. Come predicavano gli apostoli di Gesù Cristo. Ancora oggi, peccatore, alleluia. Dopo più di 2000 anni, alleluia, dopo più di 20 secoli della storia umana, si predica il nome del Signore Gesù Cristo, perché questa è la verità. E se tu credi, se voi credete in questa verità, la verità vi farà liberi, cari della Calabria. La verità di Gesù illuminerà i vostri cuori, perché Gesù è vivo. Alleluia! Domenica, una messa, una statua, una processione. No, Gesù non è lì, ma Gesù è qui, nella sua parola, nel suo Vangelo, nella sua verità. Alleluia! Che ci dice che lui è morto per te. Alleluia! È morto per noi, alla croce. Il Figlio di Dio, Spirito Santo, gloria. Amatelo, rispettatelo, affinché non siate giudicati. Rispettate il Signore, amate il Signore, popolo della Calabria, cercate il Signore. Il Signore ci ha fatto venire qui a predicare da lontano. Siamo arrivati qui, alleluia, a Catanzaro, a predicare il nome di Cristo. Amen. Perché siamo nei tempi della fine. Cristo. Vi vogliamo dire con tutto il cuore, cercate la conoscenza di Dio. Cercate la conoscenza di Gesù Cristo. Leggete la Bibbia, leggete le scritture, le sacre scritture. Non perdere tempo nelle cose inutili, nei discorsi inutili, nei piaceri effimeri. Cerca la verità. La verità ti farà libero. La verità è Gesù, alleluia. Un giorno potrai entrare nel regno dei cieli. Alleluia. Per vedere la gloria di Gesù Cristo, che regnerà nei secoli dei secoli. Se tu credi nel Vangelo, se tu ti penti dei tuoi peccati e invochi il nome del Signore, tu sarai salvato, anche se hai fatto i peggiori peccati. Forse hai bestemmiato, hai fatto un omicidio, hai fatto delle rapine, hai commesso adulterio, ma se tu ti penti, Gesù ti perdonerà. Gloria a Dio. Gesù ti cambierà. Alleluia. Gesù toglierà quel cuore di pietra. Leggi la Bibbia, leggi la Bibbia. Gesù toglierà il buio e ti darà la luce dello Spirito. Leggi la parola di Dio. Oh, alleluia. E tu diventerai una nuova persona, perché il Signore ti farà uscire dalle tenebre e ti farà entrare nella sua luce, nella sua grazia. Alleluia. Alleluia. Nella sua gloria. Questo è il Vangelo. Leggi la Bibbia, alleluia. Vangelo. Voglio il Vangelo, voglio il Vangelo. Leggi la Bibbia. Santo sei Gesù. Per ma gratitudine per mano, gloria a Dio. Grazie Gesù. Tocca, Padre, questa anima, Signore. Il mondo di sogno della conoscenza del vero Dio. Solo così i cuori degli uomini e delle donne possono trovare la pace. Gloria a Dio. Oh, alleluia. Leggi la Bibbia, alleluia. La pace, l'amore, il perdono che solo Gesù ti può dare. Solo il Signore Gesù ti può dare queste virtù. Alleluia. Anche con tutti i miliardi di dollari, di euro, tu non puoi trovare la felicità, perché la felicità viene da Gesù Cristo. Nei cuori
quando noi ci convertiamo. Alleluia, convertitevi cari della Calabria, Dio vi sta parlando tramite queste labbra, perché Dio si serve di chi vuole lui. Alleluia, oh gloria al Signore, perché Gesù è grande nella misericordia. Alleluia, perché Gesù vuole perdonare i peccatori e alleluia, le peccatrici. Perché Gesù, Cristo vive, ci ha tanto amato, alleluia, che è morto su quella croce per noi. Grazie. Questa è l'unica verità. Ricordatelo, ricordatelo. Questa è l'unica verità che può salvare la tua vita. Gloria a Gesù. Gesù Cristo che morì per noi. Amen. Gesù Cristo il Re dei Re, alleluia. Gloria a Dio. Gesù Cristo il Signore.